caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Oggi vi voglio proporre una motivazione, una frase che ogni volta che la rileggo ci ripenso mi infonde sempre una grande gioia. Non so perché quando la sentirete non è proprio il massimo dell'ottimismo, ma recepirete istantaneamente tutta l'ironia che si nasconde in queste parole. Parole che parlano di una donna, dette da una donna famosissima, una delle icone più straordinarie nella storia del cinema. Parlo di Louise Brooks, con la sua immortale frangetta che ha esibito nel suo film più celeberrimo, ovvero Il vaso di Pandora di Georg Wilhelm Pabst, ma soprattutto è stata una attrice hollywoodiana, una diva che ha il pedigree della diva. Quella diva d'altri tempi che, se chiudiamo gli occhi e ci immaginiamo una diva d'altri tempi in bianco e nero nella Hollywood degli anni 30, nella Hollywood degli anni 20, quando il cinema era alle origini e quando le dive e i divi si contavano sulle dita di una mano, erano veramente degli dei, delle dee pop. Oggi in fondo viviamo una sorta di, anche qui, desacralizzazione del paganesimo popolare pop occidentale, perché tutti hanno il loro divismo, avendo dei follower. Chiunque ha dei follower oggi è un piccolo divo e per il suo follower diventa una icona di riferimento. Ecco che quindi detronizzando quella unicità che era propria del divo e della diva, quando si liquefà qualunque tipo di trono, ecco che questa liquefazione fa sì che niente abbia più quella connotazione magica, abbia più quella aura di pagana divinità che aveva allora. Forse ci penso adesso, il meccanismo di rimozione di ogni conoscenza passata, perché oggi se voi parlate con sceneggiatori, con registi, con chi fa cinema, non parliamo degli attori, nessuno sa chi è Louise Brooks. Nessuno riesce ad andare più indietro di Tarantino. Forse questo oblio della conoscenza è generato proprio dalla necessità inconscia della rimozione, perché di fronte alla divinità di questi divi e anche al loro vivere, perché se leggete le biografie di Hollywood di quegli anni, la Hollywood di adesso fatta di qualche attore che poi semplicemente si fa un po' di alcol, va in depressione e magari lo trovano dentro una stanza d'albergo fatto di qualunque tipo di sostanza stupefacente o di psicofarmaco e docilmente morto nel sonno, fa un baffo a quella che era la vita dissoluta e assoluta dei divi di Hollywood dell'epoca. Certamente il punto di riferimento più satanico rispetto a quell'epoca, come biografie di un costume degenerato, quindi il punto di vista più distruttivo, è il libro Hollywood Babilonia di Kenneth Anger, pubblicato, pensate, nel lontanissimo 1959, che rivelò per la prima volta al grande pubblico tutti gli scandali di Hollywood. Chiusa parentesi, quello stesso libro mostrava però anche quanto veramente l'essere divi allora significasse gli essere delle divinità pagane, ripeto. E Louise Brooks era una di queste divinità pagane. Viveva in un altro mondo, viveva in un mondo d'oro e viveva in un mondo che oggi fa parte
del bianco e nero che oggi fa parte non tanto della nostalgia, ma proprio di quel senso di epoca aurea, di età dell'oro, del cinema e del mondo tecnologico, di cui queste divinità erano a tutti gli effetti, come tutte le divinità, peraltro, degli intermediari tra il mondo dorato della cinematografia, della tecnologia, della Hollywood, dell'immagine, del successo, della ricchezza, dell'immortalità stessa apparente e il mondo umano. Quindi potete immaginarvi quanto potesse sentirsi di successo un'attrice come Louise Brooks. Ecco l'ironia che sentirete in queste parole formidabili. Mostra invece tutto il fallimento di una donna che anche quando si confessa resta una inaccessibile, straordinaria diva, che ci invita, questa per me è la motivazione sottile in queste parole, a vivere davvero tutto con il distacco e l'ironia di chi sa che il successo, le scintille, i gioielli, la fama, la gloria, la divinità pagana sono tutte cose vane. Dice l'immensa Louise Brooks: il modo in cui ho vissuto mi riempie d'orrore, perché ho fallito in tutto, nella grammatica, nell'aritmetica, nel cavalcare, nel nuoto, nel tennis, nel golf, nella danza, nel canto, nella recitazione, come moglie, come amante, puttana e amica, persino in cucina. E non mi scuso con la solita giustificazione di non averci provato, perché ho tentato con tutto il cuore. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.